sono i 9, Capo Malfatano, Dione Casio, Dubai Bugud, Flying Frankie, Grison, Jason Cool, Catarsis, Pucon e Tara Baralla, che segue proprio come il suo numero in ultima posizione, adesso anche evitato, mentre in combinazione in testa ci è andato il numero 1, ovvero Capo Malfatano, davanti al numero 2 Dione Casio, neanche a farlo apposta. Poi però segue il numero 5, vedete, vale a dire Grison, soggetti molto attesi, che ha all'interno Pucon, mentre per linee più esterne cerca spazio Flying Frankie. Guardingo Dubai Do Good invece lo intravedete con Tara Baralla, hanno scelto la tattica della attesa entrambi. Avanti con Capo Malfatano nei confronti del numero 2 Dione Casio, poi c'è il tandem composto da Grison, che sul salto dimostra una predisposizione forse appena migliore di quella di Pucon, che nel tratto invece in piano si ripropone al suo interno. Poi Flying Frankie, vedete che il giallo di Dubai Do Good e il verde di Tara Baralla qualcosina stanno recuperando, anche perché sennò poi il gap si fa esagerato tra la testa della corsa, che è nelle mani di Capo Malfatano, sul quale adesso va a proporsi, oltre che Dione Casio, anche Pucon. Si tiene largo Flying Frankie, bene in pancia Grison, con il numero 7 si affaccia Catarsis ospite. Come si sta difendendo Capo Malfatano? Guardate la testa, guardate come sta, come è costretto a lavorare. Che faticata per Raffaele Romano questa interpretazione, perché avete visto, la testa se l'era messa proprio storta lì in curva, lui l'ha poi inquadrato bene, adesso è sempre al comando nei confronti di Pucon. Flying Frankie, guardate qui che si difende ancora, vediamo come salta questo ostacolo. Certo, i mezzi ci sono, Capo Malfatano, cade Grison nel frattempo, è caduto Grison nel primo salto della diagonale, Capo Malfatano, Pucon, Dubai Do Good che si sta facendo sotto, poi Flying Frankie, Catarsis e Tara Baralla, questi sono i sei che stanno, diciamo, giostrando, con Capo Malfatano che adesso sta per subire forse l'attacco di Pucon. Siamo alla gomito della curva, i due vengono via ancora, sta un attimo risuotando secondo noi Raffaele Romano con Capo Malfatano, perché qui cadde l'altra volta e allora ci va cauto ovviamente. Ancora una siepe per lui, Pucon non molla affatto, e come l'ha inquadrato Raffaele questo cavallo. Attenti perché nel finale sta volando Dubai Do Good, però qui c'è il capolavoro del maestro in sella, poi Dubai Do Good, Pucon e Flying Frankie, gli attesi sono lì. E non dimentichiamo che è caduto Grison al primo salto della diagonale ascendente. Rivediamo la fase conclusiva che ci mostra ancora il cavallo di Paolo Favero nella duplice veste di allenatore e di proprietario, che questa volta dovrà un doppio caffè corretto al suo interprete Raffaele Romano, perché questa è stata un'interpretazione da maestro. Capo Malfatano numero 1.